Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso spettacolare che è stato risolto col nostro sistema bocca bionica. La paziente arrivava da noi senza denti, con delle protesi rimovibili, aveva perduto i denti a causa della parodontite, aveva un disagio sociale enorme, non poteva immaginare che vita può avere una giovane donna con un sorriso in questo stato. Questa è la situazione di partenza, una dentiera era posizionata nel palato, nell'arcata superiore, si vede ancora l'impronta sulla gengiva, l'arcata inferiore aveva una protesi rimovibile che si incastrava sopra a queste radici incapsulate col metallo. La piorrea è andata avanti, ha perduto gran parte dell'osso, la chirurgia qua non è stata semplice, in quanto avevamo veramente poche quote di osso a disposizione. Questo è il risultato già con i provvisori montati dopo la prima chirurgia. La paziente ha mantenuto questi provvisori in resina per 6 mesi, dopodiché abbiamo sostituito queste protesi provvisorie con delle protesi in zirconio. Qua vedi la chirurgia che è stata eseguita, due impianti nelle zone posteriori pterigoidei che servono a reggere i carichi masticatori, quattro impianti convenzionali nella parte anteriore e sotto nella mandibola sei impianti convenzionali. Questo che vedi è il 3D che ti spiega il tipo di intervento che abbiamo eseguito. Due impianti pterigoidei a evitare le zone di vuoto dei seni mascellari nella parte sopra, zona posteriore, con sopra avvitate le due arcate provvisorie. Sotto sei impianti convenzionali. Abbiamo eseguito una preview di quello che sarebbe stato il risultato ottenibile per avere noi e la paziente un'idea di dove avremmo dovuto posizionare i denti e le forme che avremmo poi utilizzato. Abbiamo provato, testato come se fosse una parrucca sulla testa la nuova forma dei capelli prima di tagliarli, quindi abbiamo creato prima in plastica dei denti di test per verificare con la paziente le forme, simulato un abbozzo di gengiva e in seguito abbiamo creato le protesi, in questo caso due protesi superior con lo zirconio, i denti iperrealistici. Nota il livello di realismo a livello degli incisivi e dei canini che è stato raggiunto. Qua i tecnici hanno fatto veramente qualcosa di incredibile. I denti sono stati riprodotti roboticamente. Queste protesi sono state poi inserite all'interno della bocca della paziente e avvitate sugli impianti dentali. Questo è come si, scusate, questo è come si mostrano le protesi avvitate sopra gli impianti dentali. Nota i riflessi che vanno a battere sopra le superfici dello smalto artificiale. Il livello di iperrealismo raggiunto in questo caso spiazza, sono veramente dei denti indistinguibili da dei denti reali. La paziente è contentissima, ha pianto quando abbiamo montato i denti all'interno della bocca. Questo è il prima e il dopo, il livello di realismo che è stato raggiunto. Ti ricordo che la paziente ha questi denti memorizzati in cloud nei nostri server. In caso di problemi noi possiamo riprodurre in fisico questi denti con lo zirconio ogni quanto, quante volte vorremmo in futuro. Se dovessero addirittura uscire nuovi materiali in futuro, negli anni, potremo riprodurre gli stessi manufatti protesici con nuovi materiali. Questo è un caso veramente spettacolare che a me è piaciuto tanto. Spero che sia piaciuto anche a te. Guarda tutti gli altri casi che ho risolto con la mia equipe col sistema bocca bionica.